Sembra che Berlusconi sia morto per darci una mano, in qualche modo. Non c'è dubbio che tutti possono parlare, dire quello che vogliono, ogni ragione ha la sua legittimità. Io, come cantante del CCP, non posso non ricordare, facendo sbiancare un sacco di gente, facendo contento altrettanto un sacco di gente, che le uniche cose significative dette da un politico sulla guerra di Ucraina e me le ha dette Berlusconi. È l'unica persona che mi ha fatto sorridere in questo anno, perché pensare che Berlusconi abbia, con alcune frasi rubate, fatto contento una quantità incredibile di persone che l'hanno sempre detestate, questo è un dato di fatto. Io, se potessi ritrovare quel pezzettino, lo metterei in una televisione alla mostra dei CCP. Però questo è tutto un altro discorso. È difficile, è sempre stato difficile perché i CCP sono sempre stati profondamente legati alla realtà e sono sempre stati profondamente sinceri con se stessi e sono sempre stati sovrastati dall'attualità, dall'accadere delle cose. Ci siamo abituati, non siamo più giovani, non siamo più belli, non siamo più strafottenti, però la nostra ragion d'essere è questa. Noi siamo anche scomodi. Noi cantavamo Spara Iuri. Quando ci siamo ritrovati tutti e quattro insieme, Fatur, Zamboni, Annarella e io li ho guardati e ho detto: cazzo, si è svegliata la cellula. Ma il problema è che la cellula si è svegliata, ma i referenti non ci sono più. Il mondo è molto simile, ma quelli che ci hanno svegliato nel frattempo sono spariti e ci hanno lasciato nella merda. Noi siamo svegli e che cosa dobbiamo fare? E allora la mostra comincia ad avere un senso. Sarà bello come è stata bella la storia dei CCP, quindi a qualcuno non piacerà. Ecco, quello che noi vorremmo fare, non vorremmo fare la caricatura dei CCP, vorremmo in vecchiaia, perché noi siamo vecchi, io più di tutti, ma siamo tutti vecchi. Cioè, Fatur sembrava un bronzo di Riace, guardatelo, insomma. L'Anarella era una giovane soubrette che faceva sbavare. È una signora di una certa età. Però essere, cioè noi vogliamo avere la stessa dignità che avevamo quando eravamo giovani e strafottenti, essendo vecchi e non più strafottenti, perché un vecchio strafottente è un po' ridicolo. A parte che le figlie, però, cioè, noi non siamo mai stati ridicoli, siamo stati tragicomici, siamo stati tante cose. Ecco, la mostra vorremmo che fosse, perché arriva la mostra comunque, beh, una botta. Una botta che però, insomma, puoi detestarla, puoi andartene via, però è qualcosa di serio, è qualcosa che vale la pena di vedere. Non è in programma nessuna reunion. Il problema è che siamo ancora vivi per quanto vecchi. Non possiamo fare i CCP, sarebbe veramente ridicolo. Qualcuno continua a fare il rock and roll oltre una certa età e ha ragione perché però non è da noi. Però siamo una cellula vivente, io non lo so, è così. Ma non c'è una reunion perché non c'è una band, cioè qua suona solo Zamboni, cioè, lui suona la chitarra, se non se l'è dimenticato. Come fai a fare una reunion? Se vogliamo fare Emilia Paranoica al Teatro Valli, bisogna che pensiamo in tutta la nostra storia chi possiamo chiamare perché Emilia Paranoica sia, tenuto conto che siamo vecchi, forte come lo era la prima volta che abbiamo fatto Emilia Paranoica in giro per l'Emilia. Io me lo ricordo quando Zamboni grattugiava e io cantavo para e la gente era allibita. Ecco, qualcosa del genere. La mostra è perfettamente conseguente a quello che noi siamo, non sarà una mostra dedicata a un gruppo di rock and roll, quindi non ci sono le memorabilia, ci saranno anche quelle, ma in realtà l'intento è quello di mettere in mostra o in un circuito di pensieri quantomeno un decennio, che sappiamo che non nasce lì isolato, no? I decenni sono un'invenzione nostra, quel decennio contiene tutto quello che è stato prima e conteneva già i semi del futuro, no? Quindi la nostra intenzione è di mettere in mostra quello, di girare
con la stessa perplessità che ci poteva governare negli anni Ottanta all'interno di quel mondo che andremo a mettere in mostra.